sono Lara Fontanelli, co-presidente Rive, e oggi siamo qui con i ragazzi dell'Albador per una nuova puntata sulle rive di una nuova era di comunità delle rive. Però prima di entrare nel tema di oggi vi vorrei ricordare che potete seguirci sul canale YouTube, Telegram, la pagina Facebook e potete scrivere nei commenti se avete domande e vi risponderemo. A questo incontro parleremo di autoproduzione e di relazioni con il territorio e intanto vorrei chiedervi di presentarvi, chi siete e come mai la scelta di comunità, che cos'è questa comunità, come mai il nome, soprattutto. Prego. Io sono Giovanni e insieme a Silvia abbiamo una bambina di quasi 4 anni, Anita. Sono Silvia. Si spara. Riccardo. E Federico. Siamo di Comunità Salvador, siamo una comune e viviamo insieme dal 2015 e su questa collina è da quasi un annetto. E ci chiamiamo Albador perché in dialetto reggiano l'Albador è la pasta madre, quindi lievito, e è quella cosa che appunto il fornaio distribuiva a tutte le case e alle resdore, insomma, cioè le madri, le nonne di famiglia e con cui poi loro facevano il pane per il resto della famiglia. E quindi ci piaceva questo nome un po' perché noi utilizziamo la pasta madre e un po' per il significato, no? E una cosa di una comunità che però si allarga e si nutre del territorio e nutre anche il territorio, ecco. E per quanto riguarda l'autoproduzione invece... Sì, noi abbiamo iniziato prima di fare la comunità e l'ecovillaggio a fare attivismo sociopolitico su alcuni temi che ci interessavano, sull'ecologia, sulla legalità, sulla giustizia sociale e quindi siamo partiti cercando di andare verso l'esterno, no? Andare in piazza, andare a raccontarci, a raccontare e piano piano abbiamo capito che avevamo bisogno di concretizzare questa cosa e quindi partire dalla nostra vita quotidiana. E il modo che abbiamo trovato, conosciuto, copiato da altri è stato quello di autoprodurci le cose di cui avevamo bisogno, partendo dal cibo, passando per l'igiene personale, passando per la legna, il riscaldamento, passando per le strutture cui ci sediamo, per gli attrezzi che ci servono, perché la nostra grande rivoluzione, quello che stiamo cercando di fare, la rivoluzione che stiamo cercando di fare passa proprio attraverso le nostre vite di tutti i giorni e quindi l'autoproduzione è un po' il simbolo di questa cosa. Qui siamo nell'orto. L'orto penso ci permette di parlare di tante cose, perché da una parte di autoproduzione, perché cerchiamo di coltivare il cibo che poi andiamo a mangiare, ci permette però di parlare anche di autosufficienza, che per noi è qualcosa su cui abbiamo ragionato, su cui abbiamo pensato tanto, perché comunque in questo orto e anche con gli alberi che abbiamo piantato, perché questo inverno abbiamo piantumato un centinaio di alberi, in parte ad andare a fare una forest, in parte per fare delle barriere frangivento, sono anche alberi da frutto, quindi ci permetteranno anche di produrre un po' di frutta, però sicuramente non produciamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno e questo anche per la scelta comunque di creare un po' un'autosufficienza di territorio, no? Quindi non produrci tutto fa sì che abbiamo bisogno degli altri, fa sì che la frutta e la verdura che non produciamo andiamo a prenderla da qualcuno che però la produce in un modo a noi molto affine, no? E quindi lo sosteniamo, piuttosto che la farina che andiamo a prendere in un antico mulino del territorio che ha rimesso in piedi un mulino a pietra, quindi autosufficienza, ma un'autosufficienza allargata, un'autosufficienza di territorio, fatta anche di scambi. Infatti questo orto
È ancora giovane perché siamo partiti un annetto fa, ma già l'abbiamo allargato nell'idea quest'estate di riuscire a sopperire in parte al bisogno anche di altre 4-5 famiglie di nostri vicini di casa, con delle cassettine di frutta e verdura settimanali, con il pane, con le uova e con appunto i frutti dell'orto. Quest'orto è anche un po' il frutto di... A volte qualcuno ci chiede che metodo abbiamo usato, ma è molto difficile a dirsi, perché di fatto abbiamo un po' raccolto il sapere di varie persone, un po' dei nostri familiari, un po' di persone che passavano di qui e la nostra esperienza, e abbiamo messo insieme un orto che funziona, che sia efficace e anche che corrisponda un po' ai nostri valori di rigenerazione del terreno, di lavorare senza l'uso di pesticidi o cose simili. Nell'esperienza degli anni siamo riusciti anche a iniziare un po' a produrre i nostri semi, quindi le piantine che sono adesso nell'orto le abbiamo cresciute nel semenzaio, ci siamo costruiti un semenzaio qui che avevamo il posto per farlo. E quindi questo vuol dire anche studiare, vuol dire anche imparare come fare a tenere i semi, come fare a crescere le piantine. E questo anche apre ad altri scambi, no? Non tutti possono avere un semenzaio in casa, quindi alcune delle piantine che abbiamo prodotto le abbiamo poi scambiate con altre persone che magari in cambio ci fanno andare a raccogliere i fichi nel loro albero quest'estate per fare le marmellate, perché poi l'orto, la terra si legano tanto anche tutta la parte di autoproduzione che è conservare, no? Quindi facciamo tantissime marmellate, facciamo tantissimi pesti, cerchiamo di mettere via frutta e verdura il più possibile, così poi da consumarla durante l'inverno. Quindi da una parte piano piano aumenta la nostra capacità di autoprodurre e dall'altra aumenta la capacità di scambiare e aprire ancora più relazioni verso il territorio, così da riuscire effettivamente ogni giorno a sapere esattamente quello che mangiamo, da dove viene, chi l'ha prodotto, che chi l'ha prodotto ha rispettato la terra, ha rispettato i diritti dei lavoratori. E questo è davvero molto importante, questo per noi fa parte di quella che Vandana Shiva chiama resistenza alimentare, no? E dice c'è una rivoluzione oggi in corso, una rivoluzione che parte dalla terra, che parte da chi la coltiva e che parte dalla tavola di qualsiasi persona tutti i giorni che può scegliere che cosa metterci sopra questa tavola. Federico, volevo chiederti anche che tipo di relazioni avete strutturato sul territorio, soprattutto legate alle produzioni. E so anche del fatto che vi siete appena trasferiti, da poco che vi siete trasferiti, quindi siete già riusciti a instaurare delle relazioni. Raccontaci un po'. Sì, noi praticamente lavoriamo molto sulle relazioni, quindi il territorio, già dove vivevamo prima facevamo parte di un gruppo di acquisto solidale e trasferendoci qua abbiamo cercato di portare quei modelli di relazioni anche in questo contesto, in questo territorio. Abbiamo quindi costruito un forno in terra cruda, un forno in terra cruda con cui facciamo il pane, e che scambiamo con il territorio. Ogni settimana facciamo un giorno in cui facciamo pane, lasagne, biscotti, patate, prodotti dal forno in terra cruda, principalmente per la casa, ma anche per scambiarlo col territorio, a disposizione di chi ce lo chiede. E insieme al forno, in terra cruda, abbiamo anche delle galline. Abbiamo incominciato a tenere galline che i vicini sanno che, e i vicini sanno che quando hanno bisogno di uova possono passare e chiedercele e gli diamo una confezioncina in base a ciò di cui hanno bisogno. Abbiamo relazioni anche una casa della carità in particolare, una casa di suore con cui ci scambiamo prodotti in eccesso che magari loro hanno o noi abbiamo, in maniera da collaborare, da far girare le energie in più e darne a chi ne ha bisogno. Oltre che scambiare beni materiali con il territorio, scambiamo anche competenze.
Qua ad esempio siamo nel vigneto della vicina, che è un vigneto che era fermo da 3 anni perché lei non aveva più le energie per poterci stare dietro, e noi ci siamo offerti di aiutarla, di fare la potatura della vigna, di fare i trattamenti di cui ha bisogno, e in questa maniera facciamo uno scambio. Lei ha bisogno di manodopera, noi glielo offriamo, al tempo stesso noi impariamo com'è la vite, com'è la gestione del ciclo vitale della vita e di che cosa ha bisogno. Alla fine avremo anche un po' di scambio di vino, che noi gradiamo a tavola e quindi guadagniamo tutti alla fine. Eccoci nell'Alcatave, ragazzi, cosa producete di bello qui dentro? Allora, questo è il laboratorio di artigianato e anche autoproduzione e ci dedichiamo soprattutto al recupero di antichi mestieri e quindi facciamo non so, cose come lavorazione del legno oppure impagliatura delle sedie e cesteria. E poi abbiamo un po' studiato questa tecnica antica di tintura dei tessuti e stampa dei tessuti che si chiama ecoprinting, e quindi stampiamo le stoffe che insomma recuperiamo da antiche lenzuola, insomma pezzi che ci vengono dati, quindi sono tutti pezzi che vengono state riciclate, e poi le tingiamo, stampiamo tutte con un processo naturale e con elementi naturali. Quindi le tingiamo con delle cortecce o delle radici e poi o fiori, insomma, o scarti di verdure, eccetera. E poi le stampiamo con le foglie o del nostro giardino oppure che recuperiamo. E quindi con questo, dopo cucendo, lei è la cucitrice e facciamo vari pezzi, insomma, che dopo proponiamo, insomma, vendiamo per sostenere l'associazione dell'ecovillaggio. Poi c'è una parte di cosmesi, invece. Diciamo tutta una parte piccola, perché comunque stando molto sul semplice, però della cosmesi che usiamo noi tutti i giorni di fatto, quindi questo ci permette di non comprare più il sapone, lo shampoo, il dentifricio, ma farlo da noi con materie prime che compriamo cercando di comprarle più o meno prodotte in Italia, comunque di un'origine certificata, in parte le produciamo noi perché tutta la parte degli oleoliti che poi servono a fare le creme, i saponi, li produciamo con i fiori, le piante del giardino, del territorio. E anche qui c'è una piccola parte di vendita, di scambio, ma è davvero molto stando sul semplice, ecco, ci permette di aver ridotto molto tutta quella parte sicuramente del packaging legato al comprare tutta la cosmesi, perché se pensiamo a tutto ciò che è anche solo il sapone, che è una cosa che si usa tutti i giorni, al dentifricio, a tutta una parte di plastica, di packaging, e infatti questo è quello che cerchiamo anche un pochino di trasmettere agli altri, perché poi cerchiamo di fare dei workshop, degli eventi in cui insegniamo queste cose molto, molto, molto basilari, diciamo alla gente che siamo molto sul basic, non abbiamo studiato erboristeria, però che anche con pochissimi ingredienti di base molto facilmente reperibili uno riesce a farsi le cose che usa tutti i giorni e così elimina tutto il packaging e tutto il sistema del commercio che c'è dietro, insomma. E questo è anche molto importante, cioè molto importante per noi trasmettere un po' i saperi che ci stiamo costruendo, perché non ci interessa fare un commercio di questo laboratorio, cioè che facciamo, ci interessa tanto trasmettere queste arti e mestieri, trasmettere la possibilità di fare le cose con meno, più semplici, di ritrovare delle tecniche antiche. E quindi legato al laboratorio c'è anche un po' tutta questa parte di workshop, di democratizzazione del sapere, diciamo, di solito. Fate anche dei mercatini o le persone possono venire qui e
quando vengono a trovarvi, comprano qualche prodotto? Sì, principalmente questo e poi su magari social, le piattaforme, eccetera, perché quando abbiamo iniziato il laboratorio e poi è partita anche la pandemia, perché questo laboratorio ha un anno praticamente, sì. Esatto. E però a noi piacerebbe molto invece fare mercatini, incontrare la gente, insomma, proprio questo insomma, modo di scambio è più nostro, insomma, ne faremo uno tra poco, però in questo anno qua ovviamente è stato difficile. Sì, è bello raccontare, cioè quando noi una cosa del genere devi raccontare sì. Come hai fatto le foglie, dove le prese. E poi vanno viste toccate, sì. Insomma, anche per apprezzare del tutto. Quindi ci vediamo fare ancora. Esatto. Faremo un po' di eventi a casa qua quest'estate. Sì. Un po' di pizzate, un po' di workshop e così anche l'occasione di fare dei mercatini. Fortunatamente qualcuno ogni tanto passa di qua, no? Comunque la pandemia è un po' andata, quindi c'è più libertà, un po' di gente passa di qua via. Esatto. No, sull'autoproduzione volevo solo aggiungere che c'è tutta una parte anche di detersivi e di cose che ovviamente usiamo solo in casa. Però pian piano, insomma, leggendo cose, leggendo libri, siamo riusciti anche sulla parte della pulizia della casa a essere un po' più autonomi. E poi anche abbiamo una piccola farmacia casalinga, perché poi c'è tutta quella parte, quel momento dell'estate in cui facciamo gli olioliti, facciamo anche le tinture madre, tutte queste cose, un po', no, utilizzando i principi attivi delle piante. Che servono e sono tutte cose appunto a consumo nostro, semplicemente così. E noi abbiamo imparato a coltivare tante delle piante officinali che poi ci servono a fare appunto oleoliti, tinture madre, liquori, che comunque è una parte interessante, e farmacia. E quindi un po' abbiamo imparato a coltivarle, un po' abbiamo imparato a riconoscere le tantissime piante selvatiche di cui è ricco il territorio, non solo dal punto di vista di preparazione appunto di preparati, ma anche dal punto di vista del cibo. Cerchiamo di ampliare sempre di più il range del selvatico che mangiamo. Adesso perché siamo in aprile, maggio, è veramente scoppiato, no? Diciamo, fare dei pasti in cui la parte del fresco, della verdura è fatta quasi solo di piante selvatiche. Grazie anche per le conoscenze del territorio, perché noi siamo qua da un anno, quindi anche è stato difficile poi ritrovare le piante, se va a capire, perché noi prima eravamo in pianura, adesso siamo a 600 metri, però tante persone del paese invece hanno, no, queste conoscenze e ce le hanno trasmesse, quindi è stato un bel legame anche questo. Sì, ti passano, ci insegnano, ci dicono, sai cos'è questo? Te la dicchio, te la questo bello, bello. Nella ristrutturazione della casa, e insomma, ci siamo fatti un po' di domande perché comunque il settore dell'edilizia risulta uno dei settori più inquinanti, insomma, tra quelli esistenti, e quasi tutti i materiali usati e, diciamo, contengono petrolio, e quindi ci siamo fatti qualche domanda su che materiali potevamo utilizzare appunto per le nostre ristrutturazioni. E ci siamo un po' rivolti a questa nostra amica che fa l'architetto di biedilizia, che appunto ci ha un attimo supportato in questa ricerca. E ad esempio abbiamo fatto una piccola coibentazione interna e abbiamo utilizzato insomma il sughero e la terra cruda invece come intonaco finale, e questo in tutte le pareti esterne delle camere. E ad esempio anche queste vernici sono vernici insomma di origine naturale, sono state fatte da noi con la farina di riso, polvere di marmo e coloranti naturali, quindi ossidi e terre, e in questo modo siamo riusciti appunto anche a produrci parte delle pitture utilizzate per la casa. Giovanni, quanto tempo più o meno dedicate alle produzioni, quanto tempo invece dedicate alla vita privata, al lavoro esterno? Come ve la gestite, ecco? Allora, noi abbiamo da un po' di anni
siamo entrati in un processo di conoscenza un po' della, del lavoro, di quello che per noi è il lavoro, diciamo. E quindi di fatto nel progetto di Ecovillaggio che abbiamo scritto abbiamo sostato tanto su questo tema, perché è un tema importante, il tempo e il lavoro, entrambi i temi, e ci siamo un po' riconosciuti nell'idea che il lavoro deve essere qualcosa di generante, qualcosa di generativo, no? Non per forza di produttivo, nel senso di ricavare un utile, portare a casa dei soldi, no? Né un obbligo di andare a lavorare tutti i giorni all'esterno e avere uno stipendio fisso, eccetera. Abbiamo più pensato appunto che il lavoro per noi è fare qualcosa che ci piace, che ci fa star bene, qualcosa che parte dalle capacità che abbiamo, e quindi abbiamo pensato a una sorta di ibrido, lasciando libero le persone di lavorare anche esternamente alla comunità, e allo stesso tempo invece di scegliere di lavorare internamente anche totalmente, in maniera totale. Quindi abbiamo capito che un full time, ad esempio, non sarebbe compatibile con la vita di comunità, invece un part time sì, quindi un po' alcuni giorni fuori, alcuni giorni all'esterno sono compatibili, perché il resto del tempo lo dedichi a casa, quindi sei presente quando avvengono i processi, quando le relazioni si incontrano, e quindi sei anche presente nella gestione di queste relazioni, no? Nell'ecologia di comunità. Se sei tutti i giorni all'esterno a fare altre cose, non riesci a partecipare, e soprattutto la tua energia la dedichi verso l'esterno invece che verso l'interno e al progetto e al sogno comunitario. Quindi la nostra economia è fatta sia di autoproduzione, ma anche di alcuni piccoli stipendi esterni che arrivano, e quindi è una sorta di ibrido che è allo stesso tempo in movimento, cioè non abbiamo né la regola fissa di dire almeno 3 ore a settimana o 10 ore a settimana bisogna lavorare fuori, no, c'è chi lavora sempre solo dentro, c'è anche chi lavora fuori, e l'economia è indivisa, quindi abbiamo tutti lo stesso conto, per cui ogni tot facciamo i conti economici e capiamo chi se la sente di lavorare fuori, se c'è bisogno di lavorare fuori, o chi invece ha desiderio di iniziare a fare qualcosa dentro, vediamo se è possibile, se tutti sono d'accordo. Il nostro lavoro fa parte appunto di un'economia che abbiamo scelto essere appunto indivisa, quindi tutti i soldi che guadagniamo, che ognuno guadagna un po' nei suoi lavori o che arrivano dalle produzioni e dalle vendite di piccoli prodotti, dell'eccesso di prodotti dell'orto, dei prodotti del forno, eccetera, appunto confluiscono nello stesso conto. Questo per noi è un grande traguardo raggiunto, perché abbiamo lavorato tanto prima in maniera graduale, e quindi inizialmente 6 anni fa, quando abbiamo iniziato, mettevamo insieme, condividiamo alcune piccole spese, e quindi mettevamo una parte dei soldi, e man mano abbiamo aumentato questa cosa fino ad arrivare a mettere tutto insieme, comprare la casa insieme, quindi fare il mutuo, e fare qua un po' di debiti avanti e indietro, però ecco, tutto questo appunto nella logica della comune, quindi che non c'è proprietà privata, ma ci sono i singoli individui che compongono la collettività. Ci riconosciamo ogni mese un tot di soldini per paghetta, no? Quindi per avere qualche spesa personale, per i vestiti, per le sigarette, per qualsiasi cosa, e però il resto è tutto spesato, diciamo, dalla comunità, cioè la comunità si occupa della salute, si occupa della tecnologia, si occupa della benzina della macchina, di qualsiasi spesa riguardi la nostra vita. Oltre alle produzioni e il lavoro esterno, stiamo iniziando a fare un po' di eventi, quindi pizzate, laboratori di ecoprinting, di saponificazione, faremo qualche attività con i bambini, visto che siamo educatori, abbiamo formazione da educatori, e quindi stiamo cercando di ampliare il ventaglio di piccole entrate, no? Che arrivano, con la logica di portare noi stessi dentro la comunità. Quindi il nostro lavoro non per forza appunto deve essere esterno, ma può diventare invece
lavoro della, dell'individuo che viene trasmesso e portato nella comunità e con questo tutta l'energia che un individuo può dare agli altri. Ciao! Ciao!